Ho preparato questa fantastica pasta con pesto di pistacchio, guanciale amatriciano, stracciatella di bufala ed una spolverata di granella di pistacchio. Facciamo insieme questa bomba. Iniziamo. E allora, per prima cosa taglio il guanciale a fettine, tolgo la cotenna. E su alcune fettine tolgo anche la parte pepata. E poi lo taglio a listarelle. Una volta tagliato tutto, metto il guanciale in una padella capiente e lo faccio abbrustolire a fiamma media mescolando spesso. A questo punto, se l'acqua bolle, la salo. E metto a cuocere la pasta. Quando il guanciale sarà abbrustolito, lo tolgo e facendolo sgocciolare lo metto in un piatto. Metto un po' di granella di pistacchi nel grasso del guanciale. A questo punto, visto che la pasta è al dente, la trasferisco nel grasso del guanciale. Aggiungo un po' d'acqua di cottura e mescolando e facendola saltare la faccio insaporire bene bene. Trascorso un minuto e mezzo, spengo la fiamma e metto il pesto di pistacchio. Aggiungo la stracciatella di bufala. E mescolo bene bene. Ora metto le foglie di basilico, il guanciale croccante, do un'ultima mescolata e vado a servire. Direttamente sui piatti metto un po' di granella di pistacchio e guardate qua, non mi resta che assaggiare con voi. Guardate qua, questa calamarata c'è, guardate, così anche per i paccheri, i rigatoni, c'è il guanciale dentro. Mamma mia, quanto è buona sta ricetta. Stracciatella e pesto poi, una goduria. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. A proposito, non dimenticatevi, sempre tramite i commenti, di farmi sapere che ricetta volete vedere nel prossimo video. Ciao a tutti!